La spazzatura che schizza via. Oh, sono dentro una bicicletta che affonda a me. No. E mi ha perso la connessione con TeamSpeak. Però la macchina è fatta veramente veramente bene. Per quanto mi riguarda, anche vabbè, i danni vabbè, non ne parliamo. I danni minori li gestiscono veramente bene. Quelli maggiori Quali danni maggiori? Non ti si sfonda neanche il motore. Guarda. Per un muro alza a 40 metri in un istante. Macchina si è capotta. È fatta bene. Ma mi sono in tempo lì. No, vabbè. Porto 2. Aspetto sull'autostrada, fermo come se fosse normale la cosa. Che ho fatto? Oppure se apri la mappa, clicca su di me e fai join. E ti teletrasporta dove. Teletrasporta dove sono io. Come? Vedo arrivare in lontananza. Ah, no, stai volando. Ma stai volando, Vitta. Lo sei poi bloccato in aria. Ma è poi bloccato in aria. Ma che cazzo? Non lo vedo. Manco io ti vedo più, non so che cazzo. Abbassa la quota, Pitta. Lo devono fixare sta cosa perché veramente è insopportabile. Io sei punto sulla mappa, ma sei trasparente. Lo so, perciò dico, la devono fixare sta cosa. È successo pure prima che praticamente i due giocatori si vedono sulla mappa però non si vedono nel gioco. Poi compaiono, poi scompaiono, non si sa che cazzo. Niente, chiamano la polizia sti figli, peggio del GTA 5. Mi sa che il mio avversario è rimasto bloccato in un momento. Sto continuando ad andare avanti ma lui rimane fermo. Comunque nel tutorial c'è la CPU che muove altre macchine, no? Mentre tu stai in free roaming. E se gli vai dietro tipo iniziano a girare su se stessi, sbattere con due a caso.
Ma che intera la 18esima volta che ricomincio tutta gara? La cosa che ho capito tutto al massimo, la cosa che ho capito qua giusto tra di guida è che devi saper dosare meglio il freno rispetto ad altri Need for Speed e cose così. Assolutamente, cioè lo sto vedendo ora, cioè sto dosando il freno. Per dirti, già le muscle car, già le muscle car slittano di loro. Poi c'ho la 370Z che non è una muscle car, questa è una cosa per dirti. Guarda, guarda, il mio avversario dietro sta girando su se stesso. È il bug che ho visto nel video là. Che ho visto nel video. Ha vinto! Ti piace vincere facile? Ponci, ponci, pom pom pom. Ah, comunque io ho la Dodge. Dodge Challenger. Io sto andando a Las Vegas, però non so quando ci metterò. Pigne, che cazzo? Piccolina la mappa, mi dicono. No, perché l'altra è... Se sulla strada per Las Vegas notate degli incidenti a catena, sapete che sono passato io di là. Lol. Minchia, oh che cazzo! Mi è passato un toro sulla strada, ma che cazzo! Capito, ma anche po', che palle! Sì, ma un toro di notte sulla strada per Las Vegas, ma che cazzo! Tu prendi una bicicletta, se ti capita vai contro un muro e sbatti contro una bicicletta, la bicicletta schizza in aria. User joined your channel. Wait. Oh. Oh. Oh cazzo. No, sono Samuele. Comunque la visualizzazione della macchina smontata è veramente una figata, ma veramente. Sì, è noto. Il disegno esplose. Quello diciamo che è figa come cosa. Sull'utilità. No, ovviamente non ha utilità, però è una figata proprio. Pure i neon, se non sbaglio, da mettere sotto la macchina. Sì, i neon. È una figata. Poi? Sì.
Ma è il giorno che riuscirò a mettere la visuale interna ti appunto. Però con l'emulatore della... Devi premere R1 per la visuale interna. Dorsale. Ah no no, eccolo eccolo. Ehi, che figo. Puoi pure guardarti intorno. Addirittura te guardi dietro. Wow, che figata, hanno fatto il patch nuovo di LOL. Poi 850 furgoni dentro sta città, ci stanno solo furgoni. È Ubisoft alla fine. È che ci puoi. Oh, io ora sto a Detroit. Io sto a Detroit e vedo solo furgoncini. Oh, è passato un tram. No, no, io sto proprio dentro la città. Erano solo furgoni. Oh, ecco, questo è il primo taxi che vedo. Ah no, non è un taxi. Scena, perché praticamente arrivano sta polizia, però fanno niente. Cioè, li puoi seminare in 2 secondi. Fate un po' di divertimento. Ma guarda, da un lato è pure meglio forse, perché se uno vuole farsi un giro per cazzi suoi tranquillo, non può farlo perché c'è la polizia che rompe le palle. Da un lato, sì. Non potete credere a cosa sta facendo, sono praticamente entrando in un immacolato di cemento. Cosa? Ottimo. Sì. Dipende, all'inizio ti fanno entrare dentro un fottuto fiume, poi dopo la prima scena... Ma poi quel fuoristrada che c'hai all'inizio non lo puoi più usare. No, credo che no, ma tanto fa cagare, quindi...
Ma quello servono, se non sbaglio, sono 10 le macchine della close beta, però devi fare esperienza, devi sentire. Ah, ora ho capito come si gioca. Vinco sempre. Evviva. Io lo insalto il filmato di Dan Storia perché non mi interessa. Vediamo. Mi sono passato al semaforo rosso davanti alla polizia investendo la signora, la polizia è rimasta ferma al semaforo. Ha tamponato una macchina della polizia. Ma venite tutti a Las Vegas. Ma poi è stupido perché tu sei invulnerabile e loro hanno la vita. Esatto. Gli sbatto addosso finché non muoiono tutti. Ma che gioco è? The Crew. The Crew. Guarda! Dark, sì, mi piacere. Ah, ciao. Dark. Dark. Ho tre macchine della polizia dietro. No. Bello. Prendi la zero nel caso la polizia qua. Mi sto laggando. Ma quante cacchio di gare devo fare prima di finire sta merda di... Ma guarda che le gare... Oh, vado a prendere una pizza veloce che c'ho fame e devo fare pranzo, subito. Buon appetito. Grazie. Poi.
Dio boia. Che altro prende potenziamenti? Ma io niente. E te lo dai equipaggio quando vuoi. Non ho capito perché partono sempre ultimo. È un bug della beta. No, che basso. Mi piace tanto così. È una figata. No, no, io ho messo ultra. Io ho messo tutto ultra. E beh. La macchina dietro mi sta spingendo. Tac. Tac. Fatta io. Ah, effettivamente non ho sbattuto da nessuna parte, mi ha comunque danneggiato la macchina. Aspetta, forse l'ho trovato. Cosa? Detroit Station. Tanto ormai siamo tutti, eravamo venuti tutti a Detroit. Più che altro che se non riusciamo a fare altro possiamo farlo. Non ci fa entrare in squadra. Provo un po' se adesso funziona. Aspetta, la Y qual è? Quella in alto? Sarebbe il tasto per la pad da PlayStation, se non sbaglio. You called not to join the crew. Ma tu schiacci il tasto che ti dice? Io ho premuto Y e poi A per accettare.
No. È uscita dalla prima, infatti. Vediamo. E ci proviamo parecchie volte, forse riusciamo ad arrivare a una conclusione. User disconnected from your channel. Spettacolare, sono passato dentro a un furgoncino giallo, mi ha sparato a 500 all'ora. Ho perso metà vita. È figo giocare con le beta. Cadono cose strane. L'ho rifatto! Sto cambiando la meccanica. Ti dà una bella spinta, eh! Ti vai sparato sul fanale sinistro e schizza avanti. Aspetta, che succede? È vero! È vero! LOL, non l'avevo notato! Additional units for pursuit. Brake set incoming.
Roger that. That didn't go to plan. Gonna try to disable it. And we got a unit out of commission here, Control. Comunque le città andranno abbastanza ben definite. Le città sono abbastanza ben definite. Ti guardi in cielo, ogni tanto passa anche un aereo. Mi sto facendo tutto uno stoccato. Le palle di fieno però no. Sono andato tipo nel deserto, c'è una macchina di volta a polizia, non so che quando ci si va in mezzo. Yeah, diciamo, la muscle car che corre in mezzo ai campi non gliene frega un cazzo. Nella sabbia, ti è... Sti cazzi. Ciao, freni. L'unica cosa che almeno quella ha fatto è che se esci di strada la velocità è limitata. È limitata, però insomma... Io sto andando a 100 miglia orarie. Entro dentro l'acqua, nessun rallentamento. Ah, ok. Ora, per esempio, sto andando per boschi, veramente qualcosa di... bello.
Sì, il problema è che appena usciti dal terreno non si pulisce. Beh, polvere fino a un certo punto. Se finisco dentro l'acqua e poi mi butto dentro la sabbia, quella è un cappuccia, Magari lo correggeranno. Crepa! Hai fatto la missione quella che devi inseguire il pick up per frasche? Qui c'è un take down the rack track, the ride track. E comincia che devi inseguire sto pick up in campagna per fratte. Ti fa passare in tutta quanta la campagna, dentro fiumi, laghi, in spiagge. In spiaggia c'è la gente che prende il sole. No, non sul pick up, devi inseguire il pick up. Sì. Tanto non ci possiamo incontrare. E vabbè. No! Stavo facendo tipo un frontale con questo che devo distruggere e mi ha mancato del pelo. Che schiatta! Hai 2 minuti per uccidere a questo? Ma piotta come... non si sa che cosa. Tac. Pure i barili. Non trovo mai un barile pieno. Il giorno che troverò un barile pieno, schizzano tutti via come... Because I'm coming to school fight.
Ho provato ad accettare di nuovo la tua proposta, ma niente da fa. Non fa fare proprio niente. Finish first or this whole operation is over. Mi pare di sì. No, no, non è giallo. No, tu hai una macchina bianca e blu. Con una ruota di scorta dietro. Poi? Che provo? Sull'ingranaggio delle opzioni fai i controlli. E c'è come prima voce car handling help level. Prova a mettere wall help. No, wall driving help. Vediamo. Ah, dice un sterzo, roba del genere. Guarda, ormai mi sono abituato a correre così.
Avrei dovuto farlo prima. This is the final stretch. Che prima sono andato anch'io lì, però in gara non te li fa cambiare. Te li fa cambiare solo in modalità free. Sasha, se mangi la mia pizza ti ammazzo, giuro. Gatto di merda, no. LOL. Mi giro un attimo, c'è il gatto che è in agguato. Pizza col tonno. No. Ragazzi, abbattete un palo della luce. L'ho già fatto. Lo dovremmo notare in particolare. I fili cadono dritti. Oh, vedi ste linee nere che cadono dritti. Alex, you're on Troy's radar now. That's your key into the 510s. Check your map for missions and follow every lead you've got. Make a name for yourself. Compete. Work yourself into that organization. I know how to do this, Zoe. You know how to drive, and that's why I chose you. But this is something else. Every connection you make, every race you win, and every mile you drive gets me closer to Coburn and you closer to your brother's killer. Do you understand? I do. Then let's get to it. No, non ho mai fatto Watch Dogs. Ma neanche io, però ho visto i filmati. Porca troia! I got a delivery for a special client. Special client? Are we gonna bribe a judge or something? Ho preso uno steccato di quelli. Di quelli folti, proprio in legna. Ha tipo 90 miglia orarie. Ha cominciato a schizzare tutto il legno da tutte le parti. Una certa mi ha buttato a 300 metri di distanza. Una figata. Eh no, questo ti frena proprio. Perché gli altri non ti frenano. Alright, I'm gonna tell you this only once. I deliver that ride without damage. Right there is a perf spec ride. A little faster than what you used to. Ma sì, tanto infatti non stavo facendo nulla insieme.